Buon pomeriggio amici del calcio dilettanti qui da Pian di Macina, siamo in attesa di assistere alla partita tra Atletico Mazzini e Fossolo Pianorese, squadre già entrate nel recinto di gioco agli ordini dell'arbitro Soverini Matteo di Bologna. Cascagno prova il tocco, ora Scerbo per Catullo, il tiro di Catullo, la palla che esce alla destra di Bignami che controlla il pallone sulla destra per Zanella, il cross in mezzo, attenzione perché buca il pallone, arriva Rivola, il tiro di Rivola e la parata di Bignami, si è trovata un po' sul corpo. Catullo riesce a recuperare il pallone, a servire Scerbo dall'altra parte, attenzione Scerbo, il tiro di Scerbo, la parata di Bignami, poi interviene la difesa, rinvia in fallo laterale per il Fossolo Pianorese con il tiro del numero 7 Scerbo. Ora Dascagno, vanno in due sul pallone, la palla arriva di nuovo a Dascagno che prova il tiro a giro, bello stilisticamente ma un po' lento, fischia Soverini, parte Dascagno, il pallone dentro di testa, occasionissima per Rossi Maggi che è sempre pericoloso nelle sue avanzate, pallone di poco alto, la Cinti, Scerbo, lo scambio Dascagno, pallone per Catullo che viene affrontato, poi Scerbo tenta il tiro, Scerbo rinviato quasi dentro la porta per recuperare il pallone all'interno dell'area di rigore, Rossi Maggi, il lancio è buono per Rivola, attenzione Rivola, la magia di Rivola, grandissimo pallonetto in corsa da parte del numero 10, bello il lancio sicuramente di Rossi Maggi, poi ci ha pensato il numero 10 del Fossolo Pianorese con un bellissimo pallonetto a portare in vantaggio la squadra di Sant'Agnello, direi vantaggio meritato. Zanella, il pallone in mezzo per Catullo, riesce in qualche modo, attenzione perché arriva, che occasione per Dascagno che era riuscito a entrare in area di rigore col pallone tra i piedi, Scerbo va a guadagnare una rimessa laterale per Zanella, stessa Zanella, il cross, attenzione la palla in rete, l'autogol del numero 2 Parmegiani sul cross di Zanella, era uscito Bignami per una facile presa, è stato anticipato dal compagno di squadra, tanto Scerbo viene medicato a bordo campo, parte Dascagno direttamente in porta, la palla per Bignami in presa sicura alla sua destra, ribattuto, ancora cazzato, ancora Atletico Mazzini, il tiro e la parata di Dozza, è stato Avati, prima conclusione verso la porta, siamo quasi al 40° da parte dell'Atletico Mazzini, pallone per Avati, il tiro di Avati, la palla che esce, l'azione sicuramente più pericolosa del Atletico Mazzini, questa si è trovato a tu per tu con Dozza, il capitano dell'Atletico Mazzini, ora Scerbo riesce a crossare bene, prova il pallone, Catullo in girata, bella stilisticamente, soprattutto l'aggancio, pallone alto con Atletico Mazzini, il pallone dentro, Feddes, il rinvio e poi il fischio del fine primo tempo da parte dell'arbitro Soverini,
2-0 per il Fossolo Pianorese, il gol di Rivola e l'autorete di Parmigiani per questo risultato direi meritato da parte degli uomini di Sant'Agnello. A tra poco per i secondi 45 minuti. Arriva poi Scerbo, riesce Scerbo, va via, vince anche un rimpallo Scerbo, poi Zanella, il cross di Zanella, la palla che è dall'altra parte, il tiro di Rivola ribattuto, ma è ancora Fossolo Pianorese, poi riesce a uscire, palla al piede il Catullo, va a subire fallo, ma attenzione perché sbaglia l'intervento, poi il tiro fuori parte di Avati, palla ancora rilanciata in avanti, arriva, attenzione, l'errore di Chiappetta, poi dopo il gol di Cassato. Si è capito davvero poco in questo concitato a tu per tu col portiere, ma il gol è buono, l'errore di Chiappetta in disimpegno che ha lanciato il numero 10 del Atletico Mazzini. Poi dopo la respinta di Dotta ha ribadito in rete in girata per Avati, prova il cross Avati, poi dopo riesce ad andare via bene a Cinti, arriva molto bene dall'altra parte il tiro, il gol del pareggio da parte dell'Atletico Mazzini. Ora il pallone è buono per Ocasti, attenzione il tiro, un tiro in sforbiciata, la palla che esce altissima, ma è stata una buona occasione perché si è trovato praticamente a tu per tu con il portiere. Avati, il tiro di Avati, la palla fuori, buono il movimento di Avati, ancora per Catullo, Rivola, il lancio di Rivola può solo sfiorare D'Ascanio, poi il disimpegno del Mazzini, Verni, pallone di Verni, la palla è lì, attenzione, Dotta interviene in due tempi. Ora parte D'Ascanio, la palla fuori, deviata dalla barriera, sarà quindi calcio d'angolo per il Fossolo Pianorese. Il pallone lungo sembra buono per il tiro clamoroso di, poi ammonito Bertone sulla ribattuta, forse occasione clamorosa per il Fossolo Pianorese a tu per tu con Bignami. Bertone, palla in mezzo per, attenzione, e questo era l'ultimo uomo, senza dubbio espulso, abbastanza netto il fallo, la barriera è veramente a distanza incredibile, il pallone sulla barriera, ovviamente la palla era veramente, poi il fallo e la munizione a Rossi Maggi, questo doppio vantaggio sfinito 2-2 tra Atletico Mazzini e Fossolo Pianorese, che getta il vento, davvero una grande occasione, primo tempo di marca Fossolo Pianorese, poi un brutto inizio di secondo tempo dove il Mazzini ha prima accorciato e poi pareggiato, il forcing finale dei ragazzi di Sant'Agnello non ha portato al gol, quindi un altro punto.